Eccoci qui, puntuali come tutti i pomeriggi. Oggi torniamo a parlare dei diritti dei consumatori, diritti sempre più violati, diritti sempre più negati. Parleremo di Equitalia, con tutto quello che comporta Equitalia, con questa nuova proroga, ma parleremo anche di bollette, parleremo di consorzi e parleremo di banche. Perché in ogni ambito del nostro vivere quotidiano si nascondono tante insidie. È vero che ci sono tanti evasori, ci sono tanti furbi e furbetti e ci sono tanti e troppi privilegi, ma diciamo che lo Stato, vessa i cittadini onesti. Allora, parliamo di tutto questo ovviamente con la dottoressa Anna Rovito, presidente del Movimento Consumatori di Cosenza. Bentornata, dottoressa Rovito. Allora, Equitalia, si diceva a giugno scade la convenzione per la riscossione dei tributi comunali, il sistema come al solito non ha funzionato, i comuni non si sono preparati in tempo, quindi necessariamente, prevedibilmente è scattata la proroga, quindi avremo ancora a che fare con Equitalia? Sì, purtroppo sì. Intanto buonasera e grazie nuovamente di avermi invitato. Questi pochi giorni di ieri, l'ennesima proroga alla società Equitalia SPA per la riscossione. Quindi è stata prorogata fino al 30 dicembre del 2013 il mandato di Equitalia a riscuotere ancora i tributi comunali. Quindi quei comuni che non si sono adeguati, diciamo, a poter provvedere alla riscossione per conto proprio, continueranno ancora ad affidare ad Equitalia la riscossione dei tributi. Noi a tal proposito, come movimento, colgo l'occasione appunto per ricordarlo anche ai telespettatori, ci siamo fatti promotori di un'iniziativa. È una petizione popolare per cui saranno raccolte, stiamo raccogliendo le firme un po' anche a livello nazionale. Domani saremo presenti a Cosenza in Piazza Kennedy dalle 16:30 alle 20:30 per chiedere proprio al governo italiano che riveda il sistema della riscossione e quindi laddove è possibile abolisca proprio la società Riscossione SPA, perché l'abbiamo già ricordato in altre puntate. In realtà col decreto legislativo del 2005 era stato fissato un regime transitorio di concessione, quindi di riscossione. Equitalia. Esattamente, che doveva poi finire nel 2010. In realtà questa transitorietà la stanno prorogando di anno in anno con sempre aggravio nei confronti dei cittadini, i quali comunque si trovano sempre chiamati a pagare ingiustificatamente degli aggi eccessivi, degli interessi eccessivi. Quindi diciamo tra i punti salienti della nostra petizione ci sono quelli proprio di andare a rivedere un po' quello che è il sistema alla radice, proprio il sistema dell'aggio, degli interessi altissimi, del sistema anche di dilazionamento e quello di prevedere all'interno proprio di questi uffici di riscossione anche, importantissimo, la presenza di qualche membro proprio delle associazioni di categoria. E questo perché? Perché mi trovo spesso negli uffici Equitalia e la gente, oltre a essere veramente disperata, distrutta da questi continui pagamenti a cui vengono chiamati, tra l'altro molti di questi anche non dovuti, Infatti pensiamo a quante cartelle pazze ci sono in giro. esattamente, si trovano completamente spaesati e a parte qualche impiegato, ma veramente che si conta sulle mani delle dita, diciamo propenso a dare aiuto, insomma, o comunque ad andare incontro al cittadino che non si sa nemmeno orientare molte volte di fronte alla Anche perché cartella non sono di mai chiare i bollettini di pagamento, queste notifiche che vengono fatte. Uno deve arrovellarsi per capire a cosa si riferisca, quale anno preciso, il perché, il come, insomma. Esattamente, ed è uno dei. Quindi chiediamo anche all'interno proprio della petizione che in questi uffici siano presenti pochi membri di associazione di categoria anche per dare, ovviamente che abbiano poi dei requisiti e quindi conoscano quella che è la materia tributaria,
che diano ecco, sostegno anche a tutti quei cittadini che aprono la porta e varcano le soglie di Equitalia. Tra le tante cose, poi chi verrà a trovarci domani, ripeto, in Piazza Kennedy, domani pomeriggio, avremo modo di spiegargli meglio quali sono i temi principali della nostra petizione e gli argomenti che abbiamo portato proprio a suffragio della petizione popolare, tra cui uno importantissimo. In realtà è anche all'occhio di alcuni giuristi, proprio lo studio, la riscossione, la concessione data così ecco, ad Equitalia parebbe violare alcune delle direttive comunitarie, perché torno a ripetere sempre, la Comunità Europea ci dà insomma, ci prescrive delle condotte e noi puntualmente le disattendiamo o il più delle volte. E quindi viene anche meno quella che è la libertà proprio anche dell'insegnamento dell'attività privata, la libertà quindi la libera concorrenza, perché che le società di riscossione private sappiano o non sappiano fare bene il loro lavoro, questo è un altro ragionamento. Intanto però bisogna dare, ecco, garantire l'evidenza pubblica e quindi la gara d'evidenza pubblica nell'affidamento della gestione dei tributi, siano essi comunali, siano essi anche le imposte, a diciamo, soggetti diversi da quelli che Certo, poi. anche perché si potrebbero spuntare condizioni molto più vantaggiose, Certo. soprattutto per i cittadini. Infatti, come al solito sottolinea una questione molto importante, perché è normale quando si dà in appalto a un'azienda privata, diciamo, la riscossione del tributo X, è l'ente comunale che si fa carico anche, o l'ente comunque che si fa carico di alcuni costi che non vanno ulteriormente ad aggravare la posizione del contribuente. Questo potrebbe essere anche un deterrente per molti enti, ad esempio, cioè il comune che prova, e torno a ripetere che conosce anche la realtà del luogo, prova a riscuotere di prima acchito la debenza direttamente dal contribuente, senza ulteriormente vessare lo stesso di questi costi aggiuntivi che diventano esorbitanti e che sono anche inseriti in cartella in maniera per niente chiara. Questo è importante. Quindi, oppure di fermi amministrativi, mi preme proprio ricordare che ultimamente si è rivolto proprio al nostro movimento una cittadina che in situazioni proprio di ha evidenti problematiche di salute, è una signora con diverse abilità, quindi su una sedia a rotelle, che si è vista recapitare un fermo amministrativo e quindi la minaccia dell'azione cautelare nei suoi confronti su un autoveicolo di terza mano, lo voglio ribadire, che serve al marito per portarla da una parte all'altra a fare le cure del caso. Quindi Insomma, non si guarda in faccia nessuno. nessuno, questa è una vergogna perché è vero che non si può tenere conto delle difficoltà di ciascuno, ma determinate situazioni, pensiamo a un disabile che gli viene bloccata l'auto. Deve fare terapia, deve spostarsi, ma prendiamo la telefonata e poi continueremo. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Sono Bisanzio Peppino da Catanzaro. Prego. Io sto seguendo la vostra trasmissione Sì. e se è possibile chiederei alla dottoressa di farmi avere un qualcosa per raccogliere le firme. Sono Ah. disponibilissimo e Grazie. gliene potrò raccogliere perché ho le mie amicizie. Allora, Equitalia, equi vuol dire equità e invece dovrebbero dire crud'Italia. Perché sono di una crudeltà nel vero senso della parola. Io non me la prendo con gli impiegati perché devono fare il loro dovere, diciamo così, ciò che gli è stato Certo. proposto di fare. Ma sono di una crudeltà indescrivibile. Persone che prendono 500 euro al mese di pensione ne devono pagare oltre la metà, se non quasi, di tasse del passato. Che si trovano a pagarle non per colpa loro e vanno e vengono, si rivolgono a me perché ho qualche amicizia per sapere di dilazionarle, non è possibile. Quindi non potendo pagare un mese, 2 mesi, gli arrivano gli arretrati, una mora con una percentuale che non ti dico, veramente gente disperata. Uno. Seconda cosa, che Dio non voglia che la busta che ti arriva
qualche foglio vada a ingarbugliarsi in un'altra parte. Non sai più a che cosa si riferisce. Niente, vabbè, solo sulla prima pagina c'è il tuo nome e cognome con l'importo e con la tua residenza. È un'assurdità tremenda. Veramente non si chiami più Equitalia, ma Cruditalia, crudeltà nel vero senso della parola. Quindi io sono disponibilissimo, le do il mio indirizzo. Perfetto, allora adesso lo lascerà, lascia il suo numero, così la dottoressa Rovito la contatta e vi metterete d'accordo per farle avere questa... questa documentazione, perché è importantissimo. Se si muove più gente in tutta la regione, bisogna raccogliere molte firme. Sì, ce ne vorranno circa 50.000. Infatti, speriamo che... La ringrazio anche perché lo slogan grazie proprio di questa... Grazie. Grazie a lei. Lo slogan proprio di questa petizione è proprio in nome del popolo italiano... Fermiamo la riscossione selvaggia, è proprio lo slogan, perché una cosa importante, e ringrazio tanto il telespettatore, perché uno dei capisaldi proprio del movimento è quello di riprenderci quella che è la nostra sovranità popolare, perché l'Italia è fondata proprio sulla sovranità popolare. Quindi in maniera civile portiamo avanti le nostre lotte, le lotte civili, quelle che ci diano in mano la dignità che stanno in tutti i modi cercando di portarci via, la dignità umana. Infatti, anche perché è gravissimo che sia lo Stato l'aguzzino dei cittadini, perché come sottolineava il Signore, c'è gente disperata, pensionati, perché poi... Ci sono molte bollette, molte richieste di pagamento che magari non sono dovute, che andrebbero contestate, ma un povero anziano non può neanche rivolgersi ad un legale perché magari non ha i soldi o non ha la conoscenza, e quindi paga cose non dovute. È una cosa vergognosa. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Prego. Sì, sì. Buonasera. Sono Angela De Bonis, vorrei porre una domanda alla dottoressa. Sì. Vorrei sapere se è legale bloccare il pagamento di un mutuo per l'acquisto di prima casa, di un mutuo fondiario per l'acquisto della prima casa, visto che lo stesso intestatario praticamente ha una fideiussione bancaria e di un SRL insoluta. Allora. E non permettono assolutamente la rateizzazione di quest'ultima. È una situazione. Allora sono. Molto. Buonasera intanto signora. Buonasera. Sono. È la realtà. La signora sta dipingendo di nuovo un altro quadro della realtà, per cui abbiamo sempre, si prospetta la stessa cosa. Abbiamo da una parte chi fa la voce grossa e dall'altra sempre il cittadino che deve rimettersi all'autorità di colui che ha solo la voce grossa e forte. Allora, adesso bisognerebbe poi andare meglio nel dettaglio, perché ovviamente prendere visione delle carte, quelle che sono poi i contratti che le banche fanno sottoscrivere, perché è ovvio che loro comunque sia si mettono sempre a posto da questo punto di vista, o per lo più, e quindi andare a controllare tutte le varie... La legalità quindi va suffragata, la legalità dell'azione posta in essere deve essere comunque suffragata dallo studio poi della documentazione, fermo restando che quando si stringe un contratto quando si stipula un contratto di mutuo con l'istituto bancario, ci si rimette poi a dei piani da concordati a cui dover far fronte. Ma stiamo chiedendo anche come movimento proprio al governo italiano quello di venire incontro alle difficoltà che oggi le imprese e le famiglie
stanno vivendo proprio per mancanza di respiro, cioè la persona è posta in una situazione di ristrettezza tale da non consentirle più, ecco, di poter rateizzare magari ulteriormente la rata che non si riesce a pagare. E più che altro, ecco, condurre una battaglia in questo senso. Comunque la signora, se vuole, magari, ecco, noi più tardi lasceremo di nuovo i recapiti, mi contatta, così nello specifico entreremo nella situazione. Se si può fare qualcosa, senz'altro la coadiuveremo e l'aiuteremo come movimento. Ecco, quindi non tutte le banche concedono la sospensione dei mutui come è stato sbandierato di fronte a situazioni di difficoltà. Come funziona? Perché poi la situazione della signora mi sembra più complessa, visto Sì, che c'è pure la SRL. esattamente, esattamente. Allora, ultimamente proprio il governo ha previsto nella Salva Italia proprio un sostegno alle famiglie, quindi dovevano ricorrere a determinati requisiti, dando proprio la possibilità agli istituti bancari di sospendere, congelare la rata del mutuo per un determinato periodo. Molti istituti cosa fanno? Dicono: stiamo aspettando la direttiva TOT che ci dia le informazioni. In realtà si sono state già emanate queste direttive, quindi gli istituti bancari possono tranquillamente, quando ricorrono i requisiti appunto previsti dalla legge, concedere questo ventata di respiro per molte famiglie italiane, congelando la rata e quindi prevedendo, diciamo, una serie poi di recupero differente da quello che era stato quello originario. Perfetto, torniamo a Equitalia e ai fermi amministrativi. Quindi i fermi amministrativi scattano quando, dottoressa, Allora, così facciamo scattano. capire, e quando non sono legittimi e legali. Allora, il fermo amministrativo è una misura cautelare che il concessionario pone in essere nel momento in cui, decorsi 60 giorni dal non avvenuto pagamento delle somme iscritte in cartella di pagamento, pone in essere per paura fondata di poter perdere le somme così Il come valore. ingiunte. Il fermo amministrativo, a differenza dell'ipoteca legale, il legislatore non ha previsto né diciamo, un minimo di somma per cui deve poi scattare il fermo, né tantomeno il bene da poter assoggettare alla misura cautelare. Ovvero, mi spiego meglio, su un debito di 1.000 euro è completamente paradossale l'iscrizione di fermo amministrativo su un autoveicolo che invece ne vale 25.000, tant'è che noi infatti nella nostra petizione chiediamo anzitutto che vengano quindi fissati dei dati e quindi Delle chiaramente soglie. delle soglie da cui poter far partire, con richiesta esplicita di lasciar fuori da quella che è la misura cautelare del fermo amministrativo tutti quegli autoveicoli, ad esempio, che sono utilizzati dal cittadino per lavorare, per andare al lavoro, perché per quanti siano rimasti in pochi a godere di questo Allora. diritto, qualcuno ancora c'è. E quelli, ecco, messi a servizio delle persone con diverse abilità, perché diventa la macchina, il veicolo diventa qualcosa di Vitale. importantissimo. E mi spiace solo dire questo, che in realtà quando poi si va in ufficio a palesare una situazione del genere, ti consigliano comunque di fare un ricorso alla commissione tributaria, con i tempi che la commissione tributaria impiega poi per la grande e immensa mole di lavoro che hanno, Certo. diciamo, esprimersi e quindi nel sentenziare. E chi paga lo scotto di questa situazione è sempre il cittadino. Infatti, a questo proposito vorrei dire questo, che il nostro movimento ha anche pensato a delle situazioni di mediazione, tant'è che ultimamente stiamo per firmare un protocollo d'intesa
con un organismo di mediazione su Cosenza di giovani, infatti anche di giovani estremamente brillanti e attivi, che il dottor Bellanza è l'avvocato De Aloe, col quale proprio stiamo cercando di raggiungere con le diverse anche società, tipo anche l'Enel, di evitare proprio di salire le scale del tribunale, perché i tempi sono diventati biblici, per cui una persona che si vede assoggettata a un fermo amministrativo, come nel caso che dicevo prima, Della signora comunque disabile, certo. veramente è legittimo, perché dovranno poi spiegarmi la signora come farà ad andare a fare le visite del caso quotidiane, giornaliere, oppure nel caso di una sospensione arbitraria di energia elettrica, ultimamente è venuto, ma ne vengono quasi ogni giorno, una signora alla quale l'Enel, pur riconoscendo il malfunzionamento del misuratore, dal 2007 al 2012, quindi con cambio dello stesso, attiva su consumi stimati, disattiva la fornitura presso l'abitazione di questa signora. Bene, andare in tribunale con una situazione del genere significherebbe aspettare mesi e mesi e frattanto la Signora signora rimane al buio. rimane al buio. No, è una cosa vergognosa perché poi la sospensione dell'erogazione avviene se si ritarda a pagare e a loro poco importa se invece mandano delle stime presunte, delle sovrastime che spesso non corrispondono alla realtà, oppure se mandano delle bollette insomma esose, anche oltre i 1000 euro, non gliene frega niente, intanto staccano, poi si vede chi ha Esattamente. ragione. E Io di allora. questo poi mi veniva da sorridere, giorni fa leggevo proprio su un noto quotidiano che si occupa di economia e di diritto che praticamente la stanno determinando con l'autorità di spostare i termini di distacco da 10 a 20 giorni. Non risolviamo il problema, non lo Assolutamente, risolviamo. assolutamente. Allora, diamo la linea alla regia per la pausa pubblicitaria, poi di nuovo in studio con la dottoressa Anna Rovito a parlare dei diritti dei consumatori. Rieccoci di nuovo in diretta. Allora, stiamo parlando di Equitalia, poi parleremo di altre problematiche, ma per chiudere il capitolo Equitalia, allora c'è questa petizione, domani a Cosenza si può andare a firmare, più firme si raccolgono, meglio è perché bisogna fare pressione sul governo per rivedere il sistema della riscossione dei tributi e in particolare anche evitare di concedere queste continue proroghe a Equitalia e correggere, se possibile, le storture di questo sistema che ha veramente rovinato tante famiglie e tante imprese. Tra l'altro c'è il problema rateizzazione. Allora, è potuto sembrare per un certo periodo che avesse assunto un aspetto magnanimo, Equitalia e non Cruditalia, come l'ha detto il telespettatore, l'ha definita il telespettatore di Catanzaro, perché consentiva la rateizzazione. Però cosa c'è dietro la rateizzazione, dottoressa Rovito? Allora, intanto diamo proprio dei numeri odierni su un quotidiano appunto di economia italiano. Proprio ieri si è tenuta un'audizione la Commissione Finanze, per cui Befera, diciamo sì, gioiva. Continuiamo dopo. Sì. Pronto? Pronta, Buonasera. buonasera. Sono Lucia da Montalto. Sì, prego. Io ho un problema con l'Eno, a parte che ne ho tanti. Comunque, cominciamo con questo. Mi hanno abbassato la corrente in base ad una bolletta di 729 euro, cioè la seconda di 729 euro, per non parlare delle altre. Io se è un anno che sto chiedendo all'Enel di farmi un controllo perché c'è qualcosa che non va, infatti posso venire un mio amico, non l'ho pagato e mi ha detto che il contatore è impazzito, insomma. Ma Perché? gliel'ho detto, me l'hanno abbassato intanto la luce ieri, io non posso usare la lavatrice, sono invalida, non posso lavare a mano, non mi posso asciugare i capelli, non vado a lavorare, sono invalida comunque. E gli ho chiamato di nuovo oggi. Ieri non ne vogliono sapere, fra pochi giorni mi tolgono proprio la luce.
Allora, signora, intanto buonasera. Buonasera. Lei ha un contratto con Enel Servizi, Energia. Enel Energia, il mercato libero, che io ribadisco di nuovo in questa sede. C'è una differenza fra l'Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela e l'Enel Energia Mercato Libero. Mentre l'Enel Servizio Maggior Tutela è costretto, diciamo, a dare delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità garante per l'energia e il gas, quelli a mercato libero invece, lo dice la parola stessa, danno delle condizioni contrattuali al cittadino che non sono vincolate dalle Senza tutele. decisioni dell'autorità. Quindi intanto bisogna fare questo e anche immediatamente. Se lei si è resa conto che il suo misuratore non funziona, credo che sia evidente, tenuto conto Sì, che una non ci famiglia vorrei nemmeno un normale. anno, perché io non ci sono a casa, mia Una figlia non c'è. infatti, di fare Mi ricordo tu. immediatamente il reclamo presso il numero verde che viene segnalato in genere anche nelle bollette L'ho dell'energia. fatta tante di quelle volte. E non è stato preso in No, considerazione. non sono venuti. Io avevo, le avevo pregato, mi hanno detto sì che lo facciamo, la richiesta parte subito tramite telefono, per iscritto non gliel'ho fatta. E quindi io ho aspettato questo tecnico, non è venuto, mo mi hanno attaccato la corrente, mi hanno abbassato, non posso usare niente. E fra pochi giorni rimarrò senza luce, per Quindi, colpa che non è mia. è certo che non è sua, perché Io se non li prendo 700 euro, ne sto prendendo 600, siamo in quindi pur presenza volendo di un sono misuratore che non funziona. 1149 Ecco, in casi del genere, visto che non è intervenuto, non si può fare qualcosa Allora, di più pesante? il problema è questo ed è quello proprio per cui ci stiamo mobilitando, che in realtà loro hanno questa facoltà, questo potere. Quello nel momento in cui interviene un mancato pagamento, quello di prima di diciamo, ridurre la potenza della utenza asservita, dopodiché Sì. procedono direttamente con la sospensione delle utenze. Vi dirò di più, da che arriva la data della sospensione definitiva dell'utenza, dopo 15 giorni loro procedono alla cessazione contrattuale, Quindi addirittura. bisogna poi rifare il contratto Esattamente, e ripagare. esattamente. Allora signora, la situazione è a me nota, nel senso che molti altri cittadini sono incorsi nella stessa problematica. Quindi se vuole nel dettaglio io do anche i recapiti telefonici, di modo che magari o mi faxa o mi manda, diciamo, un po' di incartamento, vedo di contattare immediatamente anche l'Enel Distribuzione, perché così avviene, e questo è un fatto ancora da porre in evidenza. In realtà i consumi vengono rilevati dall'Enel Distribuzione, per cui noi già in bolletta, come dicevamo alla puntata alla volta scorsa, paghiamo anche questo tipo di attività che svolge l'Enel Distribuzione. Quindi sui consumi che vengono rilevati, e quindi su un contatore funzionante ovviamente, vengono rilevati dall'Enel Distribuzione, Enel Energia o Enel Servizio Elettrico si limitano a fatturarli. Cosa che tra l'altro noi non siamo nemmeno d'accordo, perché se io avanzo un credito nei confronti di un soggetto X, ok, Sì, sono ma io io. gliel'ho detto, vedete che è il contatore, ma me l'ha pure verificato questo amico mio che è tecnico, quindi ha detto sì, è il contatore, non hai nessuna né dispersione né niente, è il contatore. Che non funziona, ma lei ha inoltrato il reclamo scritto presso gli No, uffici. scritto no, soltanto per telefono e mi avevano assicurato che l'avrebbero fatto, la richiesta sarebbe partita con la telefonata, ma sono più di 2 mesi che sto Lo so, allora insistendo, signora, perché a loro parte che è un anno. si appigliano ovviamente anche sulle formalità, per cui loro potrebbero poi obiettarci domani, siccome non abbiamo ricevuto un reclamo scritto, reclami non ne sono mai pervenuti. Allora, io le do il mio numero di telefono, il numero del movimento, così ci sentiamo di modo che io le appronto subito il reclamo scritto che inviamo per conoscenza anche ad Enel Distribuzione, e ci risentiamo poi per una sollecita risoluzione della problematica. Dunque, il numero dell'associazione è il 346 346 8740433. 47 40433. Si metta in contatto con me che cerchiamo di sollecitare la No, cosa, va anche bene? perché se viene certificato che questo contatore è malfunzionante, si può chiamare ai danni l'Enel perché Sì, ha a me mi fatto devono dare un questo. sacco di soldi se è così. Perché io ho Infatti. soltanto i miei soldi all'Enel. Io mo non posso andare a lavorare, mi devo mettere in malattia perché
Cioè io come fa? non ho nemmeno lo scaldabagno elettrico, quello a metano, però io non mi posso asciugare i capelli, non posso lavare, cioè mi si blocca tutto qua. Ma Che fortuna che non ho macchinette salvavita, perché io sono invalida e prendo solo la pillola, che sono 7 anni che la sto prendendo, ho fatto la radioterapia, insomma, ho avuto un tumore. No, in quel Sono caso. io e mia figlia, la luce è investita a mia figlia comunque. No, in quel caso sta dicendo anche una cosa importantissima, perché proprio l'autorità è intervenuta in questo senso, l'autorità per l'energia, Che laddove io ci sto siano. spendendo i miei soldi per l'Enel, io già ne prendo 600 per motivi miei, perché ho dei prestiti e quindi si tolgono la malattia. Mi hanno bloccato la macchina pure, che è un altro fatto questo, per non permettervi Infatti. non so che cos'è. Ho la macchina qua sotto parcheggiata, io l'avevo presa apposta per farmi portare da mia figlia, se mi sento male chiami l'ambulanza e ti dicono Certo. che non può venire, io la macchina non la posso toccare perché c'è il fermo per 180 euro di non so Va bene, mi contatti signora, mi contatti che a mano vediamo di risolverle per tutti priorità questi tutte le... problemi, Pensai che anche la il posso fermo. contattare lunedì? Ma anche dopo la fine della trasmissione, noi siamo Ah sì. sempre... È Sì. sempre acceso. Sì. Va bene. Buona, Va buona bene, serata, signora. arrivederci. Ci ha dato Ecco. anche l'opportunità di ricordare una cosa, che in realtà l'autorità è intervenuta nel settore energia, perché laddove ci siano utenze all'interno dell'immobile ci siano ecco, persone con diverse abilità alle quali è necessario stare attaccate a dei macchinari, ma in quella circostanza non può assolutamente intervenire la sospensione dell'energia, perché si metterebbe seriamente a rischio anche proprio la vita del Certo. soggetto che sta in vita grazie a questi Ma se macchinari. questi neanche controllano, prendono nota del reclamo fatto telefonicamente, prendono in giro le persone, Esattamente. figurarsi se si pongono il problema, se c'è un disabile, No. grave a casa C'è di più, oppure quando si contatta telefonicamente, no, per la richiesta di un meglio. Quindi sopralluogo di un non tecnico, fidarsi della richiesta telefonica. E non solo, loro dicono sì, noi, però c'è da pagare, cioè sono 50 euro da pagare per l'intervento del tecnico qualora il contatore, il misuratore sia funzionante. Cioè, intanto io ti sto chiedendo che il tecnico intervenga, poi saranno fatti miei, insomma, se... No, ma poi che cosa bisogna pagare se già vengono pagati tanti Esattamente, in servizi di maniera... cui non si usufruisce? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Vorrei parlare con la dottoressa, non so se... Prego. Pronto? Sì, può fare la domanda. Sì, niente, io ho venduto un pezzo di terreno nel 2010, non riusciamo a fare l'atto perché hanno presentato una progettazione e hanno chiesto i pass. La regione non si pronuncia da tempo e gli sto invitando 3 o 4 volte per fare l'atto. Sono venuto un paio di volte, però l'atto non lo vogliono fare perché dice che il notaio deve scrivere che zona è industriale. Siccome il terreno era agricolo ed è passato con il certificato di destinazione urbanistica e di D1 artigianale industriale, dice il documento. Ora sono scaduti i termini il 31 dicembre 2011 e li sto aspettando ancora, poi sto facendo un altro invito per venire. Posso disertarlo senza andare più il terreno dicendo che il terreno ha stato altro valore perché sono solo dei termini. Allora, mi aiutino perché l'ho sentita poco bene, onestamente. Dunque, lei sta aspettando di pareri da parte della Regione su questo No, i terreno pareri per... della regione stanno scottendo questi acquirenti, Gli gli acquirenti. acquirenti perché il terreno io non glielo do ancora perché non hanno fatto l'atto. Loro hanno fatto questa progettazione e fino ad oggi non hanno ancora nessuno, non hanno nessun interesse praticamente, loro sembra che non hanno interesse. Io l'ho invitato un paio di volte di andare dal notaio, perché sono loro che devono chiedere, trovare il notaio, però loro mi dicono trovare un notaio da parte mia, ho trovato il notaio da parte mia, però loro sono presentati. Ma l'atto non lo fanno perché dice non sappiamo se possiamo fare qualcosa, non se non possiamo Allora, niente. quello che è importante intanto è se esiste ovviamente un preliminare di vendita che voi avete Sì, sottoscritto tra i signori. Ecco, sì. quindi io invito anche lei, non so se ha avuto modo di segnare il mio numero, perché poi cosa si fa? Si va a capire un attimo quello che avete
scritto nel preliminare di vendita e quindi se avete anche previsto la condizione eventuale di un ripensamento e quindi di un recesso dalla vendita da parte dei signori. Nel caso in cui ci sia un vuoto e quindi non abbiate previsto nulla, è normale che subentra il codice civile, per cui se i signori hanno ad esempio versato una caparra, voi vi trattenete la caparra, cioè sono diverse le soluzioni. Normale che per questioni di tempo non possiamo poi entrare nello specifico in questa sede, però la invito a volermi contattare, ci vediamo presso la nostra sede, mi porta una copia di questo preliminare sottoscritto ed è normale che troveremo poi la soluzione giusta. Sì. Okay? La sede dov'è? Poi mi date l'indirizzo. Sì, noi abbiamo la sede in via Rosario 22 di Mendicino. E il contatti telefonici è la 346 87 40 433. Un secondo che mi prendo piano piano. Che prendo la penna. Allora, a Contrada Rosario a Mendicino numero 22 e poi diamo tempo al signore di recuperare la penna, diamo piano piano il numero allora, del movimento. 0 il 346 346 87 87 40 40 433 433. Va bene. Io mo cerco a vedere che sono da Mirto e cose se perché mo sono in corso con un'altra lettera. Dopo di questo, questo fallimento mi farò vedere io, a Mendicino siete. Sì, sì, perché ora diciamo in linea di massima, in linea generale le dico, nel momento in cui è stato firmato un preliminare di vendita e quindi viene comunque versata una caparra, è normale che nel momento in cui tu non adempi a una delle tue obbligazioni, ovvero non ti presenti alla stipula del rogito notarile, vieni meno a quello che è la tua obbligazione. Quindi lei può richiedere anche un eventuale risarcimento dei danni che va quantificato poi in un determinato modo, tra lucro cessante e danno emergente, ma le ripeto, non possiamo entrare nel merito adesso. Non vediamo tutta ecco. La fondazione. Nel frattempo le ho dato diciamo delle indicazioni di massima. Va bene. Va bene. Per ora la ringrazio. Grazie a lei. Buonasera. Anche questo. Dottoressa, torniamo alla rateizzazione perché molti la stanno facendo con Equitalia, d'altronde non hanno alternativa. Cosa bisogna controllare? È importante perché ovviamente loro, poi questo strumento mentre ai primordi, proprio agli inizi di Equitalia, veniva concesso in maniera estremamente difficile, tant'è che pochi potevano accedere a questo beneficio, venivano richieste fideiussioni, venivano richieste una serie di cose. Le cose poi sono cambiate, tant'è che proprio ieri in Commissione Finanza Befera si gioiva del fatto che sono state concesse, e cito proprio, do i numeri, dei dati di Italia Oggi del 7-6-2013, ha evidenziato che dal 2008, evidenziato Befera, al 2012 Equitalia ha concesso 1.917.000 dilazioni di pagamento per un totale di 22 miliardi di euro incassati, il 77% dei quali sono state concesse, quindi pagate, da persone fisiche, il 23% da persone giuridiche. Per obiettivi e ragioni, perché apriamo una parentesi, è all'ordine del giorno che pochi giorni fa proprio a Roma molti imprenditori hanno manifestato in mutande proprio per rappresentare allo Stato italiano, stessa Equitalia, la situazione in cui li hanno posti, cioè sono rimasti senza soldi. Tra le altre cose c'è da dire anche questo, che molte delle imprese, tra le altre cose, vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Infatti. Quindi anziché sarebbe più ragionevole proprio portare avanti un ragionamento del genere. Se Equitalia, lo Stato, vanta il credito nei confronti dell'impresa che a sua volta lo vanta da lui, e andare direttamente per compensazione, ma lì entriamo in labirinti. Sì, sì, non infatti più. La procedura è talmente farraginosa che non ha prodotto effetti. Non ha prodotto effetti. Gli annunci. Ritornando alla rateizzazione, invito tutti i cittadini a voler poi valutare attentamente quelli che sono i costi poi previsti nelle varie rateizzazioni. Noi tant'è che nella nostra petizione popolare chiediamo intanto di prevedere per il calcolo degli interessi venga utilizzato il sistema all'italiana, quindi con un piano di ammortamento semplice, ovvero senza alcuna capitalizzazione e con rate costanti pari al 50% di quota capitale e 50% di quota interesse.
e in più quindi di eliminare tutti i costi imputati ai contribuenti in merito agli oneri aggiuntivi a quelli effettivamente sostenuti dall'agente di riscossione, quindi sui compensi eccetera eccetera. E, tra le altre cose, determinare allo stesso tempo tutte quelle modalità dunque di azioni forzate, quindi dichiarare ad esempio impignorabili per crediti fiscali o tributari gli immobili destinati ad abitazione principale e gli autoveicoli, come dicevo prima, usati prevalentemente per ragioni lavorative o per lo spostamento di soggetti diversamente abili, limitare le iscrizioni ipotecarie per crediti non superiori ai 50.000 euro e i fermi amministrativi per crediti non superiori al 50% del valore dell'autoveicolo. E chiediamo una cosa importante allo Stato italiano, cioè nelle more poi della revoca definitiva ad Equitalia, che chiediamo veramente a viva voce intervenga al più presto, di concedere, fissare una moratoria, almeno per tutte quelle pendenze più cospicue, pesanti. Più pesanti, una moratoria di almeno 2 anni, tanto da dare anche respiro sia alle persone fisiche ma anche alle imprese. Cioè, è un dato importantissimo, quelle più tartassate oggi sono le piccole e medie imprese che aiutano l'economia italiana ad andare avanti. Cioè, se l'impresa non ha i soldi per poter investire nel nostro territorio, il nostro territorio è veramente destinato al fallimento. Sicuramente. Questi interessi che si pagano con la capitalizzazione fanno veramente saltare il banco, nel senso che magari con un debito di 10.000 euro, con la rateizzazione, poi dopo qualche anno si pagherà il doppio o il triplo. Esattamente. Quindi cioè, questo è anche illegale da parte dello Stato. Esattamente. Cioè, ci si ritrova veramente con un debito iniziale di 10.000 euro, ad esempio, a dover poi restituire se non il doppio quasi, quindi in una situazione di estrema veramente iniquità nei confronti del cittadino, il quale comunque mostra la sua volontà a voler, diciamo, adempiere a quella che è la situazione debitoria, sicuramente anche perché è vero che esistono molti furbetti, ma è anche vero che l'Italia è fatta soprattutto da persone comunque oneste e corrette. No, anche perché poi è quella platea che paga sempre, che viene sempre più vessata, perché gli evasori non li beccano mai. No, così insomma, come quindi le persone, i cittadini, le persone fisiche, così come le imprese, quelle che oggi sono più tartassate. Non è la grossa impresa che i suoi soldi in realtà non girano e non circolano nemmeno in Italia, e non lo dico io, lo dicono comunque gli eventi quotidiani a cui assistiamo, certo, in televisione o sui giornali. Sono quelle imprese di famiglia, quei lavoratori che hanno intanto impiegato una vita di lavoro in Italia, ecco, e che a stento riescono oggi, veramente stanno chiudendo tutti. Infatti. Pronto? Pronto, signora, dovrei chiedere un'informazione, se era possibile. Sì, certo. Sì. Senta, a me mi è arrivata dall'Equitalia, diciamo, una somma di quasi 10.000 euro, però riferendo a bollette vecchie e quelle nuove. Naturalmente, cosa è successo? Non trovando le bollette, ho detto a mia moglie, vabbè, paghiamo. Siccome quel periodo io ho avuto un intervento, neurisma aortica torace, lì a Bari, poi mi hanno ricoverato a Cosenza. In quel frattempo che ero ricoverato a Cosenza, mia moglie si è recata all'Equitalia per rateizzare questa somma. Nonché allo sportello gli hanno chiesto 900 euro subito e poi la rateizzazione mi pare di 250, una cosa del genere, di cui naturalmente noi non possiamo pagare questa cifra. Nonché a novembre dell'anno scorso abbiamo fatto una raccomandata con ricevuta di ritorno, dove noi chiedavamo, anziché 48-78 rate di pagare, raccomandata con ricevuta di ritorno, alla data di oggi non ci hanno risposto né negativo né positivo. Naturalmente, essendo in difetto, che bollette vecchie non le ho trovate, qualcosa non l'ho pagata perché ho avuto questa malattia, sulla raccomandata ho allegato certificati medici, signora, alla data di oggi non ho ricevuto nessuna telefonata e né da parte dell'Equitalia che accettava la rateizzazione di 78 rate, proprio muti completamente.
Io la ringrazio, mi dà qualche notizia. Certo, anche qualche certo. indicazione certo, su come certo. muoversi. Tanto buonasera, mi dispiace buonasera. Perché è l'ennesima voce insomma, del cittadino veramente già passato da problematiche personali in più. Si va ad aggiungere questo. Allora, loro rendono obbligatorio il trapasso nei loro uffici, insomma. Quindi tenuto conto delle situazioni di obiettiva difficoltà che ha sintetizzato telefonicamente, che sono chiarissime, devono mettersi, l'Equitalia deve concedere una diciamo, proroga a tutto. Quindi per non essere prolisse comunque noi ripresenteremo, la porterò io brevi mano in nome per conto suo presso gli uffici, una richiesta rappresentando anche la volontà del cittadino che gliel'ha fatto presente per raccomandata, perché non potendosi recare direttamente, anche il loro completo silenzio a una richiesta del cittadino. Sì, ma io ho tutto, ma io non è che ho detto che non voglio pagarti. Certo, quando, quando io ero ricoverato alla cardiologia, mia moglie si è recata per rateizzarla, però hanno chiesto una rateizzazione alla quale io non posso pagare. Certo. Non posso. E quindi di chiedere sì. anziché 48-78 una rata minima per poter pagare. È a discrezione degli uffici? Allora, in realtà laddove c'è una situazione ecco, di conclamata difficoltà economica e di salute, devono concedere il massimo delle rate che sono le 72 rate. E quindi l'unica diciamo, obbligo che impone la legge, che è la loro legge, è che... la rata non può andare al di sotto dei 100 euro, ecco, è l'unica cosa. Quindi non si preoccupi che porterò avanti come movimento la sua situazione. No, non vorrei che poi signora questa cifra, è un anno, adesso io l'ho fatto a novembre, siamo a giugno, non ho avuto nessuna notizia da parte dell'Equitalia. E non è che ho detto che non voglio pagare, voglio pagare, però mi devono mettere in condizione di poter pagare. Certo, certo. Anche perché se passa tempo loro aumentano intanto, gli interessi. Come no, stanno maturando ancora gli interessi sulla diciamo, cifra a rimanenza della rateizzazione. Quindi andrà ricalcolato di nuovo un nuovo piano di quindi ammortamento. Vediamo se con il movimento dei consumatori... andando lì in ufficio si smuovono un po'. Ecco, poi signore, da gennaio fino adesso non mi è arrivato né acqua né spazzatura. Lei pensa che dal 2011, ne approfitto un attimo e poi chiudo, dal 2011, dopo 3 anni, mi hanno sostituito il contatore, dopo 3 anni, signore. Guarda che, e poi mi arrivano le per forza, dopo 3 anni il contatore è ineleggibile. Dopo 3 anni sono venuti 10 giorni fa a sostituirmi il contatore. Ora, quando sarà? Non mi arriveranno ammazzate di acqua, mi arriverà. Magari punteranno al massimo. Quello è, con ricevuto che lei non può dimostrare scritto, il contrario. Dopo 3 anni, signor, dopo 3 anni. No, perché appunto lo Stato può essere inadempiente, può non pagare i suoi debiti, la pubblica amministrazione non eroga i servizi, però vergogna, poi dal cittadino, vergogna, ecco, dal cittadino pretendono immediatezza, pretendono puntualità e poco se ne fregano, scusate il termine, delle condizioni. Purtroppo è così. Penso da gennaio fino adesso ne ha quella spazzatura. Io signor, ogni 3 mesi devo andare a Bari per visita. E quando vado a Bari, signor, c'è il pernotto più la visita del professore. Certo, certo. E sono soldi, signor. Non è che noi non vogliamo pagare, però ci devono mettere, signore, in condizione di poter pagare, una rata da poter pagare. Io sono un pensionato, signor. Ho lavorato 40 anni, quindi naturalmente ci sarà stato un po' di negligenza tra la malattia, tra un po' di negligenza, ma vogliamo pagare, signor, però ci devo mettere in condizione di poter pagare. Sicuramente, vediamo se riusciamo ad aiutarla. Va bene, io la ringrazio, gli auguro una buona giornata. Grazie anche a lei. Situazione che si respira e non si provvede a mettere mani all'efficienza del sistema. Esattamente, si trova sempre all'italiana il palliativo. Quindi non si, alla radice non si va mai veramente a dire c'è il problema, affrontiamolo e risolviamolo. C'è sempre la filosofia istituzionale italiana che trova il palliativo alla situazione. Altro problema serio che si presenterà tra qualche giorno è quello dell'IMU, perché di nuovo gli italiani saranno chiamati al pagamento dell'imposta municipale.
Quindi è stata sospesa proprio in questi giorni il pagamento della prima rata relativamente alla prima casa, ai fabbricati rurali e ai terreni agricoli condotti proprio dagli imprenditori agricoli. Ma non sono state affrontate tematiche comunque altrettanto importanti, quali ad esempio, e ne prendo uno tra i tanti, perché io batto ancora sulle imprese, perché io ho tanta gente che viene da noi, di tanti operai che hanno perso il lavoro, e l'hanno perso perché? Perché l'impresa ha chiuso. Vogliamo parlare di tutti quegli immobili merce che hanno tanti imprenditori edili che sono chiamati a pagare l'IMU su case invendute, non usate. Allora, il decreto Salva Italia ha dato un palliativo con l'articolo 56, perché ha dato potere ai comuni di poter comunque in qualche modo o dimezzare l'aliquota dell'IMU. Io chiediamo come movimento allo governo, ai comuni, in questa sede proprio mi rivolgo veramente a tutti i comuni di Cosenza e l'Interland Cosentino, che analizzino la situazione, perché credo che l'operaio che lavora porta anche paga la tassa al comune, e quindi l'operaio lavora se l'impresa non è costretta a chiudere anche. Quindi cerchiamo di essere più pratici, perché io mi rendo conto di una cosa entrando in questi uffici, cioè è quasi come se vivessimo due realtà differenti. Gli uffici vivono in una loro dimensione, gli uffici poi centrali, soprattutto, è una dimensione che è completamente avulsa e lontana da quella che è la realtà del paese oggi. Sembrano quasi vivere proprio in un mondo a parte. La realtà è questa, ma non bastano veramente le morti tragiche di questi mesi a farci un attimino aprire gli occhi. Io capisco che il comune a fine mese deve chiudere anche i suoi conti, ma così come li deve chiudere il comune, così la provincia, la regione, allo stesso modo devono chiuderlo le famiglie italiane, le quali oggi sono sottoposte a una vessazione così forte che tante, e dico veramente tante, a stento, se non per niente, riescono a comprare il pane per mangiare. Io non so veramente cos'altro deve avvenire in Italia affinché queste persone sorde e cieche riescano a sentire di nuovo e a vedere, ma con gli occhi del cittadino normale, non con gli occhi del burocrate che al di là di una scrivania è quindi detta le sue regole. Che ha il suo stipendio, e per carità non voglio fare demagogia, il suo l'auto stipendio, quindi non può immaginare cosa significhi non avere entrate, oppure avere delle entrate di 400-500 euro al mese e dover pagare bollette, tasse, tributi e quant'altro, perché altrimenti scattano tutte le sanzioni, scattano i fermi amministrativi. Insomma, se vogliono dare una scossa basterebbe già avere un po' di attenzione a queste situazioni, di congelare almeno, di prevedere delle moratorie, i soldi li prendessero dove ci sono gli sprechi, dove ci sono abusi, dove ci sono indennità milionarie per danni provocati al paese. Pensiamo alle le grandi società pubblico-private o pubbliche. E insomma, è meglio fermarci, perché sì, veramente. Ma allora, su Equitalia quindi c'è questa petizione, dobbiamo chiudere. Un'altra raccolta di firme sarà presto avviata anche per i consorzi di bonifica, per l'abolizione, perché anche lì è un'altra vergogna italiana e calabrese in particolare, perché anche lì proprietari terrieri e imprenditori agricoli sono vessati, devono pagare per servizi che non esistono, che non hanno, che non ricevono. Ma dedicheremo la prossima trasmissione a questo, dottoressa. Sì, grazie mille, anche perché è un tema dolente, quindi i consorzi devono essere soppressi, come le province ci ha pensato lo Stato, ci penserà anche per i consorzi. Grazie. I consorzi, poi dobbiamo parlare anche delle banche, quando prendono direttamente dalle pensioni dei pensionati, quelle misere pensioni, magari delle cifre che devono essere date, e quindi li lasciano senza pane. Grazie alla dottoressa Anna Rovito, presidente del Movimento Consumatori di Cosenza, vi ricordo a sede a Mendicino, incontrata a Rosario il 22. Grazie ad Enzo Leonetti in regia, grazie a voi soprattutto per essere stati con noi. Arrivederci.